Autorità, gentili signore ed egregi signori, partecipanti in sala e collegati sulle piattaforme digitali, è per me un grande onore e anche un'emozione straordinaria darvi il benvenuto alla 50ª edizione del nostro forum di Cernobbio. Un caloroso e aggiungo affettuoso saluto al presidente Mattarella, che è collegato dal Quirinale, ci sta ascoltando, e gli darò la parola alla fine delle mie brevi considerazioni. Vi pregherei di dargli un applauso entusiasta. Tra tradizione e innovazione, a proposito di tradizione, si deve essere inceppato il gong questa mattina perché non ha suonato, ma lo faremo suonare più tardi. La nostra missione è sempre stata in questo mezzo secolo quella di offrire alla classe dirigente, alle istituzioni italiane e internazionali, un'occasione di approfondimento serio e qualificato per confrontarsi, prevedere e dibattere per disegnare un futuro migliore. Con l'intento non solo di celebrare la ricorrenza storica del nostro più importante appuntamento, ma anche di valorizzare e condividere con voi il patrimonio inestimabile di conoscenze che si è consolidato nel corso di mezzo secolo di storia, abbiamo progettato quest'anno una serie di iniziative. Il primo contributo che voglio condividere con voi è un video celebrativo a cura di Cristiana Capotondi. E a differenza della tradizionale prolusione di contenuto strategico, quest'anno saremo un po' più autoreferenziati e vi chiediamo scusa. Possiamo mandare questo video, per favore, che in pochi minuti raccoglie l'essenza del forum. Grazie. Il forum TEA di Cernobbio a Villa d'Este è partito nel 1975, 50 anni fa, con Alfredo Ambrosetti, Francesco Alberoni, Nino Andreatta e Umberto Colombo. Da oltre 15 anni, da quando il fondatore è uscito dalla società e ha ceduto a un gruppo di partner, tra i quali il sottoscritto, abbiamo fatto crescere enormemente la dimensione internazionale e la dimensione dei contenuti a Villa d'Este, e siamo molto orgogliosi che grazie a questo grande sforzo di tipo globale e di tipo contenutistico siamo poi diventati il primo think tank privato italiano e quarto europeo, e grazie a un lavoro indefesso straordinario di un gruppo di colleghi e colleghe di più di 60 persone che ogni anno danno il massimo per ottenere risultati importanti che posizionano l'intero paese come un'eccellenza, come un pensatoio di straordinaria qualità. E come si suole dire nei migliori film, nei titoli di coda, the best is yet to come. Buonasera da Cernobbio, da Villa d'Este. Villa d'Este per tre giorni organizzato da Today on the shores of Lake Como in northern Italy at the annual Ambrosetti Forum. Presente, passato e futuro si incontrano da 50 anni affacciati sul lago di Como, nel cuore di Cernobbio, a Villa d'Este. È qui che si scrivono le pagine di un libro ricco di spunti, riflessioni, dialoghi e gesti che segnano la storia. È il forum The European House Ambrosetti, il luogo per eccellenza dove politica, economia, finanza e imprenditoria dialogano, si contaminano in un modo unico al mondo. Per l'Italia prepararsi alla piena integrazione europea significa... Non è solo la storia di un convegno, ma è un pezzo di storia italiana. Che ci sia un'occasione per ascoltare, per cercare di capire una parte del mondo imprenditoriale italiano, una parte dell'establishment europeo e internazionale come la pensa, io credo sia molto utile. Il contributo che voglio portare a questo dibattito esprime il punto di vista e l'esperienza di un imprenditore. Per un'imprenditrice come me il forum è un appuntamento irrinunciabile perché si ragiona insieme sulle grandi sfide del futuro. Io intanto metto al primo posto su tutti il ruolo dell'Italia sul palcoscenico internazionale. Gli ingredienti di questa alchimia vincente?
la capacità di attrarre ospiti e relatori di altissimo livello, con una cura sapiente nel costruire confronti schietti e autentici, raccontando gli scenari di oggi e di domani, ragionando sulle implicazioni per imprese e società. Il forum è sempre stato un luogo straordinario e soprattutto un luogo di rispetto per le persone. Come stare nell'Unione Europea? Io credo che sia il tema che noi dobbiamo porci. C'è discussione tra posizioni differenti e sempre la curiosità di capire di più nell'altro. Chernobyl è un punto di attrazione per posizioni internazionali anche molto diverse da quelle mainstream. Il forum conserva negli anni il suo sguardo rivolto verso il futuro, così come richiama il suo nome, Scenario. È incubatore di idee e prezioso custode di incontri che muovono le coscienze. Se pensiamo a quest'anno 2024 con la tragedia di Gaza, non c'è dubbio che quelle immagini di Arafat e Shimon Peres che si parlano, si stringono la mano, si guardano, hanno fiducia l'uno nell'altro, sono impressionanti. Sono avvenute qui. Un ricordo molto particolare è stato l'incontro con Chimamanda, scrittrice africana, donna, molto impegnata con i diritti delle donne. Questo è anche il foro: l'economia, la tecnologia, la geopolitica, ma anche la società. E così, in uno scenario sempre più complesso, sono tante le sfide e le urgenze da affrontare. Il forum le accoglie, se ne fa promotore e portavoce, cercando risposte e tracciando traiettorie. La cosa più preziosa e assoluta che abbiamo, particolarmente nel tempo della globalizzazione, è il marchio. Il vero sentiero obbligato da percorrere è di essere sempre più un appuntamento internazionale, magari che col tempo guardi sempre più a quelli che sono i nostri interessi verso il Mediterraneo e verso l'Africa. La sfida più grande per noi europei è capire qual è la direzione del mondo e come possiamo noi avere una influenza in questo mondo. La sfida dei prossimi anni è quella di tenere insieme persone che vengono dalla tecnologia, dalle scienze dure, e persone che vengono dalle materie umanistiche. I've always believed that culture should be given primacy. La sfida dei prossimi 50 anni è continuare ad avere questo ruolo di network, di portare soluzioni, confronto. This is no time to despair. This is a time to trust each other, rely on each other. I thank all of you for joining me in this effort and for being here today. Thank you. L'UNESCO riconosce i patrimoni dell'umanità. Se ci fosse una cosa analoga per l'Italia, io penso che il Forum di Chernobyl sarebbe da considerare un patrimonio dell'Italia e della sua crescente apertura all'Europa e al mondo. Forse un altro grande amico del Forum condividerebbe questo auspicio, Shimon Peres, che amava raccontarlo così: ciò che ho imparato a Chernobyl è che il mondo è cambiato e non puoi semplicemente stare seduto davanti al lago e ammirare la bellezza dell'acqua, devi scalare le montagne, raggiungere le vette, ed è possibile. Questa per me è una vera lezione e ringrazio il forum per questo. Le celebrazioni non sono finite qui, abbiamo anche voluto dedicare al cinquantennale questo libro curato sul piano editoriale
da Sergio Romano e Ferruccio De Bortoli, che è una bellissima carrellata di fotografie, di ricordi e di interpretazione dei fatti salienti di questo mezzo secolo. E poi insieme in partnership con ANSA non solo la raccolta fotografica del libro ma anche una mostra fotografica che trovate nel bellissimo giardino di Villa d'Este davanti al mosaico qui alla mia sinistra. E poi abbiamo dato un tocco di innovazione tecnologica, abbiamo inventato e assunto Dorotea, la prima collega di intelligenza artificiale di Thea Group. Hello, Dorotea. Would you like to introduce yourself to our guests? Good morning, everyone, and thank you, Valerio. My name is Dorotea, and I am the first AI-generated consultant of the European House Ambrosetti. I joined the Teja team a few months ago, and it has been a privilege to support my more than 300 colleagues. I am thrilled to be here with you today as we celebrate the milestone 50th edition of the forum. This is my first time attending the forum here in Cernobbio, and I'm eager to contribute to the next 50 editions and beyond. Throughout the forum, we'll be seeing a lot of each other. I'll be introducing sessions, providing logistical updates, and presenting dedicated content designed to enrich your experience and make it even more engaging. I wish you all an enjoyable and enriching experience here in Cernobbio, and I look forward to connecting with you throughout the forum. Valerio, I'll leave the floor to you to complete your welcoming remarks. Grazie Dorotea, ci risentiremo più volte nei prossimi giorni e mi spiace per l'amico Giuseppe Fontana, non occupa neanche una camera, Dorotea. Le sorprese non finiscono qui, ne avremo altre nel corso da tre giorni e in questo clima però di festeggiamenti voglio incoraggiare tutti noi non solo a guardare indietro e a fare leva sui ricordi, ma soprattutto ad impegnarci per un futuro migliore, fondato sui valori del dialogo, collaborazione, inclusione, prosperità, sostenibilità e in una sola parola, della pace. Non posso non rivolgere un pensiero alle popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà e grande difficoltà acuita dai conflitti. Sono 2 miliardi di persone, un quarto dell'umanità, dall'Ucraina alla Russia, alla Palestina e Israele e tanti altri. Viviamo in un momento storico caratterizzato da permacrisi in cui è addirittura sempre più ricorrente il timore di una terza guerra mondiale. Kennedy nel 1961, poi ripreso da Papa Paolo VI nel suo famoso discorso alle Nazioni Unite del 4 ottobre del 1965, inascoltato proclamava: l'umanità deve porre fine alla guerra prima che la guerra ponga fine all'umanità. Nella mia prolusione di quest'anno desidero esprimere un esplicito messaggio per un forte auspicio di pace per il futuro. Da inguaribile ottimista vedo anche opportunità di dialogo costruttivo. La pace non è un concetto statico, non si gode, si crea. Tutti dobbiamo impegnarci ad essere architetti di pace. La pace non si costruisce soltanto con la politica e con l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito e con le idee. L'orgoglio è il grande antagonista delle necessarie armonie, provoca tensioni e incomprensioni. Come aveva esortato anche il nostro grande presidente Mattarella nel suo ultimo discorso di fine anno alla nazione, è indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Parlare di pace oggi non è astratto buonismo, al contrario è il più urgente e concreto esercizio di realismo se si vuole cercare una via di uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell'umanità. Questa è anche la missione che anima da sempre il nostro forum qui a Cernobbio, con l'intento di offrire una piattaforma di confronto dove si incontrano visioni anche divergenti tra loro e non solo un luogo di discussione ma anche di catalizzazione per l'azione concreta, dove le parole si trasformano in impegni e progetti tangibili per un futuro migliore. Come Thea Group abbiamo redatto un'analisi sulla guerra russa-ucraina con il contributo di 9 think tank e istituzioni di 7 paesi diversi che anche trovate sul tavolo, se non trovate vi verrà distribuito al break. Al termine di questo approfondito percorso di lavoro abbiamo elaborato 5 raccomandazioni per contribuire alla progettazione di una pace sostenibile. 1. Riconoscere gli ingenti danni causati dalla guerra sia a livello regionale che globale.
come prerequisito essenziale per partire in un percorso di pace sostenibile. Due, condurre un'analisi critica del fallimento diplomatico degli accordi di Minsk. Tre, frazionare il processo di pace in azioni a breve, a medio e a lungo termine, facilitando i progressi e garantendo il soddisfacimento dei bisogni immediati verso gli obiettivi di lungo periodo. Quattro, organizzare una conferenza di pace globale, perché no, proprio qui a Villa d'Este, che coinvolga Russia, Ucraina e altri per un negoziato su basi neutrali. Creare un solido piano di assistenza economica, quinto e ultimo punto, e finanziaria per sostenere la necessaria ripresa post bellica per la ricostruzione. Mi auguro che anche questa 50ª edizione possa mantenere vivo lo spirito di approfondimento e condivisione, come sottolineato dal grande John McCain in una delle sue molteplici partecipazioni qui a Cernobbio. The power of this forum lies not in the speeches delivered, but in the actions inspired by those speeches. Ci impegneremo ancora ad ispirare azioni e a guidare il cambiamento, consapevoli che servirà molto impegno e coraggio da parte di ciascuno di noi. Per concludere, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i relatori, gli esperti, i business leader che partecipano e hanno arricchito il forum con la loro presenza e i loro contributi, rinnovando la loro fiducia anno dopo anno. Grazie per essere stati ed essere partecipi di questo incredibile viaggio. Contiamo su di voi e su altri che arriveranno anche per il prossimo mezzo secolo e oltre. La mia riconoscenza si estende a Giuseppe Fontana e alla famiglia sua, proprietari di Villa d'Este, e al loro straordinario staff per l'impeccabile, puntuale, pluriannuale ospitalità. Sono grato a tutte le colleghe e i colleghi che hanno reso possibile queste prime 50 edizioni, e solo grazie alla loro competenza, professionalità, passione, dedizione, impegno che il Forum è diventato l'istituzione che conosciamo oggi. Un particolare ringraziamento a Madi Piano Mortari, che ha la leadership operativa dell'iniziativa e che è al mio fianco da oltre 20 anni. Grazie, grazie, grazie. Lasciatemi gli ultimi minuti un po' autocelebrativi per la procedura di svelamento del francobollo ufficiale della Repubblica Italiana, che entra nell'ambito delle eccellenze del sapere che il MIMIT gestisce, e voglio chiamare con me il sottosegretario del MIMIT Fausta Bergamotto e il dottor Marco Di Nicola delle Poste Italiane per questa procedura di svelamento del francobollo ufficiale della Repubblica Italiana. Grazie Fausta. Grazie. Grazie a voi. Prego. Grazie, un buongiorno e un saluto a tutti voi presenti e un sentitissimo ringraziamento ad European House Ambrosetti e in particolar modo a Valerio De Molli per questo cortesissimo invito alla 50ª edizione del Forum di Cernobbio. Io sono qui oggi perché, come lei ha anticipato, dobbiamo svelare un francobollo, e il francobollo non è che un monumento celebrativo, un omaggio a tutti coloro, a tutti i protagonisti, a tutte le eccellenze che nel corso di questi 50 anni si sono alternati in questo scenario stupendo di Villa d'Este e che hanno contribuito anche e soprattutto, e molti loro ancora contribuiscono, a scrivere la storia di questo paese. Noi vi siamo grati di quello che fate, di questo confronto importantissimo a livello nazionale ed internazionale, capi di Stato, capi di governo, premi Nobel, scienziati, imprenditori, intellettuali, si sono alternati, si sono confrontati e hanno contribuito anche a far crescere la memoria collettiva italiana. E quindi, in virtù di questi elementi e di tutto ciò che il forum rappresenta e della mia delega anche in ambito filatelico con il ministro Adolfo Urso, abbiamo ritenuto
doverosa questa emissione. Un'emissione dedicata appunto ai 50 anni di queste attività e che sono un riconoscimento ed è una manifestazione di sovranità dello Stato e in quanto tale è stata inserita nella serie tematica Le eccellenze del sapere. Grazie. 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 Grazie mille. Procediamo. Procediamo. Sì, ah, lo dobbiamo sollevare insieme. Grazie mille. Sì, ricordo, poi lo lasciamo. Ci vuole anche il pennarello ufficiale. Grazie. Allora, oh scusa, prima lo dedico. Per tutti i partecipanti del cinquantesimo. Adesso annulliamo per la prima volta il francobollo e poi sarà in vigore, perché questo è il francobollo che viene utilizzato per le prime spedizioni in Europa, una tariffa B zona 1, il primo importo di francobolli che permette corrispondenza in giro per il mondo delle tariffe più basse, e da oggi il francobollo è, con questo momento è in vigore. Allora dobbiamo farlo insieme. Sì. Ok. Due, uno, via. Grazie. Adesso che grazie mille, onorevole.